Scuole lombarde, che impegna la Giunta regionale a intervenire presso il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e presso l'Ufficio Scolastico Regionale sulla medesima materia della mozione approvata dal Consiglio regionale del Veneto sopra descritta. Con la presente interpellanza, signor Sottosegretario, il gruppo Sinistra Italiana chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per impedire che le Regioni esulino dalle proprie attribuzioni con riferimento ai programmi scolastici relativi all'educazione, all'affettività, al contrasto delle discriminazioni. Quali iniziative il Ministro intende adottare per tutelare gli insegnanti e i dirigenti scolastici che non vorranno tener conto di interventi quali quelli segnalati in premessa, di natura propagandistica e basati su discriminazione, pregiudizio, omofobia. Grazie. Grazie onorevole Bordo. Prima di dare la parola alla Vice Ministro Bubbico salutiamo gli alunni e le alunne dell'Istituto Paritario Sacro Cuore di Roma che stanno assistendo ai nostri lavori. Questa è una seduta di interpellanze urgenti, quindi solo i colleghi che hanno da interrogare il governo sono presenti. In genere l'aula non è così vuota, ragazzi. Ora la parola al Vice Ministro Bubbico che ha facoltà di rispondere. Signora Presidente, rispondo in luogo del Ministero dell'Istruzione all'interpellanza urgente degli onorevoli Bordo, Scotto e Marcon. E leggo quindi il testo che mi è stato consegnato. Corre l'obbligo preliminarmente precisare che l'articolo 138 del decreto legislativo 112 del 98 attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alla programmazione dell'offerta formativa, al dimensionamento della rete scolastica, alla fissazione del calendario scolastico e alla erogazione dei contributi per il sostegno alle scuole non statali. È altresì noto che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni competenze legislative concorrenti in materia di istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale che appartiene alla competenza esclusiva delle Regioni medesime. Allo Stato compete pertanto l'emanazione delle norme generali sull'istruzione, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali. In coerenza con il sovraesposto quadro normativo, gli ordinamenti e i programmi scolastici appartengono all'autonomia delle singole scuole che la esercitano nel rispetto delle indicazioni per il curriculum, gli obiettivi e le finalità previste dall'attuale ordinamento scolastico. L'articolo 21 della legge 59/97 e in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 275 del 99, all'articolo 1 stabilisce che le istituzioni scolastiche sono espressione di autonomia funzionale e che queste provvedono alla definizione dell'offerta formativa, interagendo con gli enti locali per promuovere il raccordo e la sintesi fra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione. Posto ciò, per quanto riguarda il tema della diffusione della cosiddetta teoria gender, si precisa che il Ministero è intervenuto ripetutamente circa informazioni non veridiche concernenti il disposto dell'articolo 16 della legge 107/2015. In data 15 settembre 2015 è stata difatti emanata una circolare volta a ufficializzare la posizione del MIUR al riguardo. Con la circolare, diffusa sia agli uffici scolastici regionali che ai dirigenti scolastici, è stato espressamente scritto che la finalità del citato comma 16 non è quella di promuovere pensieri e azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai diritti e ai doveri della persona, diritti e doveri costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di cittadinanza nazionale, europea ed internazionale,
entro cui rientrano la promozione dell'autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona. Né a mente dell'articolo della legge 107, né a mente di altri atti di indirizzo del Ministero dell'Istruzione rientrano quindi le ideologie gender, né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo, ispirandosi invece le azioni del Ministero ad indicazioni di matrice europea oltre che nazionale. Si veda in proposito l'articolo 5 del decreto legge 93/2013, nelle quali non c'è traccia di ideologie di qualsiasi natura, tantomeno della richiamata teoria gender. Con la circolare è stata pertanto chiarita la portata della norma in discorso, che si ispira ai principi di pari dignità e non discriminazione, di cui agli articoli 3, 4, 29, 37 e 51 della nostra Carta Costituzionale, volta a far conseguire agli alunni un maggior rispetto delle diversità e delle pari opportunità. Anche in relazione all'attuazione della suddetta previsione legislativa, il MIUR sta già esercitando, come ha sempre fatto, il proprio ruolo istituzionale di garanzia attraverso azioni mirate, il più possibile condivise con tutti i soggetti interessati, le famiglie, gli studenti, le loro associazioni rappresentative e gli organi collegiali, in raccordo con le realtà del territorio. Proprio al fine di orientare le scuole circa la previsione di cui al comma 16, è stato istituito il 30 ottobre 2015 un tavolo tecnico con il compito di elaborare apposite linee guida. Il tavolo si è insediato il 10 dicembre scorso. Alle famiglie, quindi, spetterà esercitare il diritto, ma anche il dovere, di conoscere, prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola, i contenuti del piano dell'offerta formativa e per la scuola secondaria sottoscrivere formalmente il patto educativo di corresponsabilità, valutando così il piano di offerta formativa che i docenti affronteranno durante l'anno, che dovrà comunque risultare coerente con le indicazioni per il curriculum, gli obiettivi e le finalità previste dall'attuale ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal Ministero. Alle scuole il compito, nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed efficaci e che individueranno, sulla base dell'autonomia didattica e gestionale loro attribuita, di predisporre azioni nel rispetto delle citate linee di indirizzo generale, che saranno appositamente divulgate dal Ministero e saranno utili a monitorare e supportare le scuole nelle azioni previste dal richiamato comma. In conclusione, si ribadisce che il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca è impegnato a promuovere nelle scuole la cultura del rispetto delle differenze, nonché la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l'obiettivo di formare cittadini consapevoli e responsabili. Proprio le autonomie scolastiche rappresentano il riferimento fondamentale per mettere in atto tutte quelle misure necessarie per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione. In tal senso, l'azione del Ministero si sostanzia nel fornire la cornice pedagogica, educativa e culturale nell'ambito della quale le scuole possono promuovere autonome iniziative. Grazie. Grazie Vice Ministro. Il deputato Bordo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Grazie. Grazie Presidente. Mi scuso con il Vice Ministro, che lo chiamavo sottosegretario, mentre invece appunto la sua corretta qualifica, appunto Vice Ministro della Repubblica. Grazie per la risposta, Vice Ministro. Anche se con un po' di burocratese, come diciamo spesso avviene in queste aule, però sottende di fatto a